Toro Seduto è certamente il più noto tra i condottieri nativi americani, o se preferite pelle rosse, o ancora indiani d'America. Questo perché Cristoforo Colombo, alla fine del 400, era convinto di aver scoperto le Indie occidentali. Il nome di Toro Seduto è legato alla mitica vittoria contro il settimo cavalleggeri guidato dal generale Custer. In realtà era colonnello, ma tutti noi continueremo a chiamarlo per sempre generale. Era un enorme paese dilaniato, insanguinato dalle guerre, quelle di successione, le guerre indiane, che si protrassero per oltre un secolo sino alla fine dell'Ottocento. I nuovi coloni cercavano terre per fare grandi le loro aziende, scontrandosi con gli interessi legittimi dei nativi americani che in quelle terre appunto erano nati, erano cresciuti e volevano continuare a vivere e non volevano giustamente essere confinati in una riserva indiana. Guerre che ispirarono centinaia di pellicole cinematografiche che finirono anche per condizionare un po' il giudizio di noi bambini. Ci schieravamo sempre dalla parte dell'esercito perché vedevamo gli indiani scendere dalle colline a saltare le diligenze, assaltare i soldati con le giubbe dell'esercito degli Stati Uniti. In realtà erano delle persone molto legate alla loro terra, col senso e l'orgoglio di appartenenza, che volevano dare un futuro alle loro tribù e volevano dare un futuro alle loro famiglie nelle terre nelle quali erano nati e cresciuti. 15 dicembre 1999. Un'inondazione gigantesca sconvolge il Venezuela. 200.000 senza tetto nel fango, centinaia di cadaveri in mare. Dall'Italia viene stanziato 1 miliardo per la ricostruzione. La regione di Caracas è devastata. Niente cibo, elettricità, acqua potabile e telefono.